diciamo, futuristico, ma è il terminale di un grande lavoro che ho scoperto, in cui parla un'organizzazione, un gruppo di lavoro condotto da Giulio Baffi, un vecchio amico, e quindi non è venire qui a fermare adesso, me ne sto rendendo conto, per un premio, quello che si fa normalmente a premi che danno un pezzo di roccia, a volte pesantissime, no, qua va a chiudere un percorso, una stagione, credo, e abbiamo quindi una sintesi, è incredibile, e il lavoro fatto soprattutto da giovani, da cittadini normali che si esprimono, normali nel senso non professionisti, e soprattutto una risposta. Manca teatro nelle scuole italiane, ma con un semplice motivo senza parte logica, perché attraverso il teatro si insegna ma si impara, che uno impara da solo, non so come spiegarlo meglio. Io ho un'esperienza in questa direzione, nel senso che ho avuto per tanti anni una scuola di teatro a Roma, si chiama Laboratorio di Esercitazioni Sceniche, che siccome funzionava poi molto bene, la regione è chiusa. Attiva lì, campo contro campo, così. E che ho fatto? Sono reso conto di quanto attraverso il teatro, quindi attraverso il gioco, che non si conosce più tanto il gioco, non sono le PlayStation ormai, ma il gioco, la visione del teatro, cioè, si possono avere dei grossissimi risultati proprio nella conoscenza. E il teatro, con tutto quello che abbiamo visto, questo percorso di costruzione, è un percorso di conoscenza, che è una cosa che è sempre più rara e più necessaria. Ecco, questo, e quindi di questo sono io che faccio i complimenti a voi. Grazie di questa cosa e mi auguro che questa mia modestissima presenza qua possa essere, anzi, minimamente di stimolo a che possiate continuare, governatore. Veramente, grazie infinite, so di non invitarlo, ma me lo porto via con molto piacere. Grazie tanto.